Notte di caos a Corniglia, due ladri rapinano dei locali, poi fuggono tra i terrazzamenti inseguiti da abitanti e carabinieri. Covid in Liguria e nella provincia spezzina, stabili ricoveri e le terapie intensive, nessun decesso nelle ultime 24 ore. Difesa del suolo, sopralluogo della regione a Bocca di Magra, cronoprogramma rispettato, ora stop ai lavori per la stagione estiva. Apre a Marinella la spiaggia dedicata a persone con bisogni speciali, previsti attività e laboratori anche in palestra. Domani a Marola la quinta prepalio, Fezzano alla ricerca del quinto successo nel femminile, lotta serrata nei senior. Buonasera e ben ritrovati con il TLS Giornale, andiamo subito a vedere quali sono le principali notizie di oggi sabato 18 luglio. In apertura la cronaca, tentano di derubare i locali di Corniglia e poi scappano lungo i terrazzamenti. Ad inseguire due ladri sono stati i residenti e i carabinieri fino alla ferrovia ed è stato necessario anche interrompere il traffico dei treni. Il punto della situazione nel nostro servizio. Una vera e propria notte di caos a Corniglia, quella di ieri, quando una coppia di ladri ha tentato di derubare vari locali per poi darsi alla fuga tra i terrazzamenti. Dapprima si sono introdotti in una casa vacanze occupata da alcuni turisti, ma sono stati sorpresi e hanno abbandonato sul posto la refurtiva, un cellulare e una borsa. Successivamente i due hanno scassinato la porta di un ristorante, rubando i soldi dentro la cassa per poi fuggire. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Monterosso e di Spezia, un inseguimento movimentato fino alla stazione ferroviaria, dove uno dei due ha poi imboccato la galleria che conduce a Manarola, costringendo gli agenti a chiedere la momentanea sospensione del traffico ferroviario e poi quindi riuscito a fuggire. Arrestato invece il secondo ladro, che aveva cercato di nascondersi in una zona buia circostante. Con sé aveva 1.300 euro in contanti. Si tratta di un 41enne albanese già noto ed espulso dal territorio nazionale. L'accusa è di furto aggravato e a suo carico ha anche un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pistoia per una condanna a 4 anni e 2 mesi. Gli agenti hanno dovuto sottrarre l'uomo anche all'ira di alcuni abitanti, riportando la situazione alla calma. Ancora la cronaca, danneggia autovetture ed aggredisce gli agenti. Arrestato un 35enne in stato di ebbrezza, con sé aveva anche della cocaina. È successo durante la notte in via La Marmora, quando un uomo senza alcun motivo ha iniziato a danneggiare gli specchietti di alcune auto in sosta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, aggrediti dal 35enne con calci, pugni e anche morsi. Per lui è scattato l'arresto per lesioni, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, oltre che alla denuncia per il danneggiamento aggravato e la segnalazione alla procura come assuntore di sostanze stupefacenti. In carcere il 35enne è anche cosparso alla porta della propria cella di escrementi. I due agenti feriti durante l'arresto sono stati trasportati al pronto soccorso e chiunque abbia riscontrato dei danni sospetti ai propri veicoli parcheggiati nelle zone limitrofe a via La Marmora può rivolgersi al comando di Viale Amendola anche telefonando al numero 0187 72 61. Parliamo di difesa del suolo e del sopralluogo di Regione Liguria. Al cantiere di messa in sicurezza della foce del Magra è stato rispettato il cronoprogramma e ora sarà sospesa la parte più impattante per la stagione estiva. Si tratta del secondo lotto del progetto riguardante il fiume Magra. Il primo è già stato completato e ha visto la realizzazione di un argine nella frazione di Pantalè. I dettagli nel nostro servizio. Questa mattina l'ultimo sopralluogo sul cantiere degli argini bassi di Bucca di Magra, un cantiere che sta rispettando tutte le tempistiche che ci eravamo prefissati. In questo punto siamo proprio su un pezzo di banchina già ricostruita, ovviamente inserite le palancole e ricostruito anche il tratto spondale che è stata già ridestinata all'utilizzo nautico sia per i concessionari privati che per le attività produttive. Direi un lavoro di squadra molto importante, oltre 4 milioni di investimento di Regione Liguria, un cantiere che adesso si sospenderà per poi riprendere la sua operatività a settembre e
terminare le operazioni entro l'estate del 2023. Un ultimo pezzo di messa in sicurezza alla foce del Magra molto importante, una porzione molto significativa di cittadini aspettava questa opera, che è un'opera certamente di resilienza da rischio idrogeologico, rischio idraulico, ma è anche una ricostruzione spondale che permetterà, una volta terminata, di riavere un tratto spondale di attività nautiche, di privati che utilizzano ovviamente queste sponde per la nautica, ma anche una zona pedonale fino all'abitato di Bocca di Magra molto pregiata sia dal punto di vista paesaggistico che ambientale. Dal punto di vista nostro, dell'autorità di distretto, naturalmente è un piacere vedere queste opere che continuano, che appunto hanno un percorso ben preciso di realizzazione. Naturalmente sono lotti fondamentali per il Magra, per la messa in sicurezza, e quindi per l'aspetto della pianificazione e della realizzazione si conclude appunto positivamente. Allora, questo è un cantiere molto importante, in quanto non tanto per l'importo dei lavori, che come agenzia interregionale fino a poi siamo abituati a cantieri molto più grandi, ma perché è strategico, consente di mettere in sicurezza la sponda destra del Magra in corrispondenza della foce e di continuare con lavori già realizzati. Sono lavori misti in parte di difesa di sponda e in parte di realizzazione di opere che consentiranno di difendere il territorio da piene con tempo di ritorno di 100 anni, quindi palancolato, riempimento con materiale, massi ciclopici a mare, ma anche muretti per arrivare alla quota della piena. I lavori in questo momento sono sospesi per la parte maggiore, in quanto vogliamo consentire la fruizione nella stagione turistica della passeggiata. Saranno lavori che continueranno a monte, a mare, dove non c'è l'uso del passaggio pedonale, e poi riprenderanno il 15 settembre con la stagione turistica ultimata. Il cantiere dovrebbe ultimare a luglio 2023, ma contiamo di finirlo prima della stagione estiva 2023. Fognatura in tilt a Levanto. Nella mattinata di oggi si è verificato uno sversamento di liquami in via Garibaldi. Non si tratta del primo episodio, fa sapere l'amministrazione comunale. Il sindaco di Levanto, Luca Del Bello, ha invitato ACAM e IREM a un incontro urgente per chiedere immediati interventi strutturali. Stiamo affrontando la stagione turistica con arrivi e presenze da record, ma ormai da oltre un mese conviviamo con una situazione della rete fognaria inaccettabile, con periodici sversamenti di liquami. Bisogna pianificare interventi strutturali ed effettuare una verifica dei punti più a rischio, si legge appunto in un comunicato del sindaco Del Bello. Aprirà domani 19 giugno la spiaggia dedicata a persone con bisogni speciali a Marinella. Gli spazi a disposizione comprendono sia una spiaggia attrezzata che una pineta in cui trattenersi durante la giornata e anche un locale adibito a palestra. Saranno organizzati laboratori e altre attività che sviluppano manualità e creatività. Il servizio sarà fruibile tutti i giorni, domenica compresa, dalle 9 alle 19. Chi fosse interessato può telefonare al numero 342 16 41 595. Il comune di Sarzana ha emanato anche un bando per attivare percorsi di inclusione sociale destinati a persone che si occuperanno del decoro dell'arenile, e in questo caso per candidarsi dovrà essere compilato e spedito un modulo entro le 12 del 27 giugno. Il modulo è reperibile sul sito del comune www.comune.sarzana.sp.it. Il ponte Town de Revel, che consente il passaggio verso il Moro Mirabello, verrà chiuso al traffico pedonale da lunedì 20 giugno a venerdì 24 giugno dalle 8 alle 18. La chiusura è necessaria per consentire i lavori programmati dal piano di manutenzione dell'autorità di sistema portuale. E vediamo ora i dati diffusi da Lisa sull'andamento della pandemia da Covid-19 nella nostra provincia in regione Liguria. Sono 958 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, a fronte dei 5.606 tamponi effettuati. Rimangono stabili le ospedalizzazioni sempre in Liguria, a quota 153 come la giornata precedente, e stabili anche le terapie intensive, registrano in totale 4 pazienti.
Se invece passiamo ai dati provinciali, a Spezia positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 149, 5 in meno rispetto alla giornata di ieri, e in totale coloro attualmente affetti da Covid invece sono 1476. Anche nella nostra provincia rimangono stabili i ricoveri, sono 23, nessun paziente si trova in terapia intensiva. Bene anche la curva dei decessi, in 24 ore nessuno in tutta la regione. Continuiamo a parlare della sanità, quella spezzina in carenza di personale, una situazione che si riversa anche sull'ospedale, ed è questo il tema della puntata di oggi della rubrica La Nota della Settimana a cura di Riccardo Sottanis. Ascoltiamola. La sanità spezzina è in gravi difficoltà, la carenza di personale, parliamo di medici, tecnici, infermieri per arrivare agli OS, sta condizionando fortemente anche l'attività degli ospedali. Il numero dei posti letto in rapporto alla popolazione è il più basso di tutta la Liguria e ben al di sotto di quanto previsto dalla legge. A certificare queste carenze, che gli spezzini vivono sulla loro pelle ormai da troppi anni, arriva il rapporto della scuola Sant'Anna di Pisa. Che cosa dice questo rapporto? Innanzitutto che la situazione ha subito un sensibile peggioramento tra il 2020 e il 2021. Al leggero aumento di alcuni servizi che il rapporto classifica come ottimi, c'è stato un aumento delle condizioni definite pessime e cresciute di ben 6 punti nel corso dell'anno preso in considerazione. Crescono leggermente le performance medie, mentre scendono quelle buone o scarse. Il rapporto promuove servizi come chirurgia oncologica, ambito cardiocircolatorio e degenza di GR medici. Boccia altri servizi e ne elenca nomi e attività. Non manca il confronto con la situazione delle altre ASL liguri. Può consolarci il fatto che solo l'ASL 3, quella di Genova, è in una situazione uguale o forse peggiore della nostra, ma va subito detto che in quel territorio operano le aziende sanitarie del San Martino, del Galliera e del Gaslini, per citarne solo alcune. I migliori servizi, secondo il rapporto della Scuola Sant'Anna, vengono offerti dall'ASL 4, quella di Chiavari, la più piccola della Liguria. Su tutte le ASL liguri svetta per servizi classificati ottimi l'ASL numero 2, cioè quella di Savona. L'ASL 5 mantiene il ruolo di fanalino di coda, nonostante dalla Regione si continui ad insistere che la sanità spezzina ha personale sufficiente per poter svolgere i servizi richiesti dagli assistiti. Nella campagna elettorale che si è appena conclusa, tutti i gruppi in lizza hanno convenuto che la sanità resta il punto dolente. Ci auguriamo che la nuova giunta pretenda dalla Regione interventi mirati per rendere efficiente quei servizi che il rapporto della scuola pisana mette nell'occhio del ciclone. Prenditi cura di un bambino, il mondo sarà migliore. È questo lo slogan di Hauser della Spezia per la partecipazione al progetto proposto da Regione e Ministero che mira al contrasto della povertà educativa dei minori. Previste anche attività rivolte a bambini che provengono da situazioni familiari svantaggiate e proposte di collaborazione con le scuole. Tutti coloro che sono interessati a svolgere attività di volontariato possono iscriversi all'incontro formativo che si terrà mercoledì 22 giugno dalle 10:30 alle 13 nella sala dell'Università Popolare della Spezia in via Reggio Emilia 20. E vediamo ora come ogni sabato quali sono le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Famiglia, perno del nostro futuro. Da mercoledì 22 a domenica 26 giugno si terrà a Roma, indetto dal Papa, il 10° incontro mondiale delle famiglie. Quest'anno la novità è che parallelamente si svolgerà una celebrazione anche nelle diverse diocesi d'Italia. Appuntamento quindi anche alla Spezia domenica prossima con la messa presieduta dal Vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti alle 10:30 in cattedrale e poi anche momenti di riflessione. Poi altre celebrazioni con il Vescovo proseguono, le celebrazioni nel corso delle quali Luigi Ernesto Palletti, il nostro Vescovo, conferisce la cresima. Trovate tutti i prossimi appuntamenti. È invece un appuntamento rivolto al clero, l'incontro di tutti i sacerdoti e i diaconi permanenti
che si ritroveranno venerdì prossimo al santuario di Nostra Signora di Roverano in Val Divara. A centropagina 50 anni con Taddei, la rivista EDAV del religioso esperto di comunicazioni sociali, è giunta ai 500 numeri nell'arco di 50 anni. E a fianco iniziano a Cassego i campi estivi, mentre in città impazzano i Grest. A fondo pagina tornano le processioni del Corpus Domini domani alla Spezia e poi alle 21 il vescovo celebrerà anche a Brugnato. Trovate il programma appunto per la giornata di domani. A fianco un'iniziativa che si è svolta a Bocca di Magra, Dante ha spiegato ai bambini un'esperienza nella scuola dell'infanzia. Hanno deciso di concludere così l'anno scolastico i piccoli alunni e le maestre della scuola dell'infanzia Leo Leonini di Bocca di Magra. E infine il ricordo di Egidio Banti della figura di Monsignor Ratti a 20 anni dalla morte. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire. Festa della Musica 2022, martedì 21 giugno, il Comando Marittimo Nord offrirà insieme al Comune della Spezia un concerto della fanfara diretta dal maestro Vito Ventre. L'appuntamento è alle 21 davanti al monumento di Giuseppe Garibaldi nei giardini pubblici. E anche il Conservatorio della Spezia Giacomo Puccini e il Museo Lia propongono un appuntamento speciale dalle 16 alle 18. La classe di chitarra gestita dai maestri Stefano Brondi e Lapo Vannucci suoneranno in alcune sale del museo in tre postazioni distinte distribuite lungo il percorso espositivo dedicato ai dipinti. L'ingresso al museo sarà gratuito. Apriamo la pagina sportiva. Domani a Marola, la quinta pre-palio della stagione nel femminile Il Fezzano è alla ricerca del quinto successo stagionale. Tra gli junior il Canaletto vuole il poker, mentre la gara senior sarà una lotta serrata fino all'ultima palata. Fossamastra, Muggiano e Fezzano si sono divisi le vittorie. Il servizio di Selene Ricco e Davide Morina. Si svolgerà domani, domenica 19 giugno, la quinta pre-palio della stagione organizzata dal Marola, una gara a cui le borgate tengono molto in quanto ritenuta uno strumento importante per testare la propria preparazione e quella degli avversari, considerando le condizioni del mare solitamente ottimali e la partenza con le sagole. Alle 17 è fissato l'inizio della gara femminile, una gara che ha visto sino ad ora il Fezzano assoluto protagonista, vincitore di tutte le gare che si sono svolte e un Fossamastra che detiene il titolo costretto a inseguire. Alle 17:45 ci sarà invece la gara junior, dove è il Canaletto ad aver imposto la propria leadership, avendo vinto 3 gare su 4. Ma è una sfida più equilibrata, quella juniores. Ad ora sono saliti sul podio 6 equipaggi diversi. 12 gli armi che si daranno battaglia nella gara senior, la cui partenza è in programma alle 18:30, presenti tutti, a eccezione della Venere Azzurra. Tra tutte le gare, quella senior è quella più equilibrata. A dividersi le vittorie sono stati Fossamastra, Muggiano e Fezzano, ma protagonisti sino ad ora anche Marola, La Spezia Centro e Canaletto. Al termine delle gare sono previste le premiazioni e i primi 3 equipaggi per ogni categoria verranno consegnate le 5 medaglie e la coppa artistica. Il trofeo ricevuto dal vincitore della gara junior è dedicato ad Euro Conte, mentre quello senior a Osvaldo Cacciavellani. Sarà inoltre premiata con la combinata dedicata al dottor Amelio Sanvenero, la borgata che avrà raggiunto i migliori risultati nelle 3 categorie. Per la borgata di Marola, organizzatrice della gara di domani, l'imperativo è quello di riuscire a coinvolgere la gente e a riportare tutta la popolazione marolina vicino alla borgata attraverso un weekend all'insegna dello sport e della socialità. Ieri sera, infatti, si è svolta la presentazione degli equipaggi e a seguire una cena per tutti, borgatari, dirigenti e atleti. Inizia a partire da questa sera per ogni sabato una rubrica di Gianluca Tinfena dedicata al mercato dello Spezia. Questa sera si parla del capitano Aquilotto Giulio Maggiore. Ascoltiamolo. Buonasera a tutti, vi terrò compagnia ogni sabato per focalizzare l'attenzione su un tema relativo allo Spezia Calcio. Parleremo di mercato e questo sabato partiamo
da un caso che sta tenendo banco in questi giorni, ovvero il futuro di Giulio Maggiore. Se ne parla in città, se ne parla tra gli sportivi, se ne parla nei bar della nostra città, perché la notizia di un possibile addio del capitano dello Spezia sta facendo parlare in molti. E allora facciamo un po' di ordine. Che è successo in questi giorni? In primavera ci sono stati due incontri tra il direttore sportivo Pecini e il procuratore del giocatore Lucci, tra l'altro agente anche di calciatori importanti, fra tutti Dzeko e Correa dell'Inter. Ci sono stati questi due colloqui e ad oggi non è stato trovato un accordo per il rinnovo. Maggiore è in scadenza nel giugno del 2023 e allora o ci sarà questo rinnovo con una cifra importante, quella richiesta da Maggiore e dal suo entourage, oppure la sensazione è quella che le strade saranno destinate a dividersi, anche perché lo Spezia non potrà permettersi il lusso di perdere un giocatore a zero nel giugno del prossimo anno. Che cosa accadrà in queste settimane? Lo scopriremo seguendo passo passo le evoluzioni di quello che sta avvenendo in Casa Spezia e che avverrà sul caso Maggiore. Ovviamente Giulio Maggiore è un capitano, è la bandiera dello Spezia, la bandiera anche dei tifosi e della città, e ci si aspetta un lieto fine di questa vicenda, ma è inevitabile dire che ad oggi le strade dello Spezia e di Maggiore paiono sempre più distanti. A sabato prossimo! Dopo due anni di stop forzato, ritorna domani il trade del Golfo dei Poeti, giunto alla sua 10ª edizione. Vediamo il servizio. Quest'anno riprende il trail del Golfo dopo l'interruzione. Due anni di interruzione. Uno dovuto al Covid e l'altro per la ripresa, per la riorganizzazione. E niente, è una ripartenza sia sportiva, perché comunque è un appuntamento che ci contavamo già da anni, questa è la 10ª edizione. E diciamo una gara basata su tre percorsi, abbiamo più la ludicomotoria per chi si vuole avvicinare alla camminata sui sentieri, e poi da quest'anno abbiamo realizzato questo progetto col CAI che penso porteremo in avanti per sensibilizzare all'amore sulla natura, che è la prima cosa, ma anche per avvicinare tutte quelle persone che hanno delle problematiche, e quindi per ridurre quelle che sono le differenze tra noi considerati normali e quelli che invece per ovvi motivi hanno altre insomma problematiche. E niente, ci piace ripartire, la fatica è tanta, però l'entusiasmo è ancora di più, e speriamo che sia una bella ripartenza da qui ai prossimi anni per realizzare tanti altri progetti importanti. Paola, sulle magliette dei volontari del trail, okay, c'è una scritta: nessuno secondo. Cosa vuol dire? Vuol dire che in questo caso, proprio in merito a questo progetto di solidarietà, nessuno deve considerarsi secondo, siamo tutti i primi. In qualsiasi gara, che può essere sportivo o della vita, nessuno deve considerarsi secondo, nella maniera più assoluta. Ed è forse, se interpreto bene le tue parole, anche una cartolina che vogliamo dare. Certo, certamente, è un messaggio che vogliamo dare per sensibilizzare il mondo dello sport, il mondo che si approccia alla natura, tutti, coinvolgere più persone possibili per evitare qualsiasi tipo di differenza, non esistono. Cosa significa questa manifestazione per la città della Spezia? Il Golfo dei Poeti è una manifestazione bellissima, il loro motto, uomo benvenuto in paradiso, ci dice tutto, ci porta alla scoperta di un territorio fantastico, le nostre montagne a picco sul mare, e più lo fa anche con la solidarietà, con l'inclusione. Quindi è una manifestazione ottima per turisti, per cittadini e per tutti coloro che vogliono praticare sport e conoscere il nostro splendido territorio. Ovviamente le edizioni precedenti sono state sospese, si riparte con tanta voglia e con tanto amore, proprio perché queste manifestazioni fanno promozione territoriale, portano in giro il nome della nostra città e portano soprattutto persone che amano i territori e rispettano i territori qua da noi per poterlo conoscere. Torna l'appuntamento con il Memorial Emanuele Boni, organizzato dal Calcio Nave insieme ai familiari e agli amici del giovane sarzanese scomparso prematuramente nel 2014. Giunta alla 6ª edizione, la kermesse sportiva vedrà la partecipazione di ben 16 squadre che si daranno battaglia fino alla finale prevista per i primi di luglio, nel ricordo appunto di Emanuele, promuovendo i valori della solidarietà e della beneficenza verso il prossimo. Il servizio di Malvina Podestà.
Dopo 2 anni di stop, torna il Memorial Emanuele Boni, giunto alla 6ª edizione. 16 le formazioni di alto livello che si sfideranno fino alla finale, prevista per i primi di luglio. Nel ricordo di Emanuele, grande appassionato di calcio e tifoso della Juventus, tornano a riunirsi i suoi amici e parenti, anche grazie all'appoggio della SD Calcionave. Un folto pubblico ha partecipato alla serata inaugurale sul campo di Nave, dove c'è stata la cerimonia di riconsegna dell'ultima coppa vinta dalla squadra Bagno Brigantino. Hanno voluto partecipare anche gli ultra del gruppo NCS della Juventus, che hanno consegnato un mazzo di fiori alla famiglia di Emanuele. Come ogni anno, l'intero ricavato andrà in beneficenza ad associazioni del territorio. Riparte quindi con successo il torneo che ricorda Emanuele tra calcio, convivialità e beneficenza. Dopo 2 anni torna al Memorial Emanuele Boni, è quindi un piacere, una soddisfazione ritrovarsi qui per questo bel evento, conosce calcio, beneficenza nel ricordo di Emanuele. Sì, certo, è un altro bellissimo appuntamento, finalmente dopo 2 anni di pressione, senza calcio è sempre triste ritrovarsi compagni, ritrovare l'affetto delle persone care, tutta la gente che viene a sostenerci, che crede in questa cosa, sulla beneficenza, nelle cene e nel gruppo è fondamentale, specialmente per noi ragazzi. Abbiamo vissuto un momento difficile, c'è il lavoro, c'è tutta la famiglia e noi continuiamo a sostenere e a credere che Emanuele è sempre con noi. Pallanuoto, il Lerici Sport femminile chiude al secondo posto nel girone ligure della Serie B, un campionato molto breve a causa della pandemia. Ce ne parla Andrea Catalani. Roboante la chiusura di campionato nel girone ligure della Serie B da parte dell'Erici Sport femminile, che appunto all'ultima giornata in casa la Cicirolla travolge con un sonoro 5-2 niente meno che la capolista Camogli, decisivo il terzo periodo con un parziale di 3-0 a favore delle padrone di casa, che purtroppo però chiudono il campionato 2021-22 per un punto in seconda posizione, dietro proprio al Camogli appena sconfitto, che però va ai playoff. Per Capitan Gian Stefani e compagni rimane la soddisfazione di un'eccellente stagione. Per la cronaca, le immagini sono d'archivio. Abbiamo concluso questo campionato domenica battendo la capolista, quindi è stato bello avere una reazione da parte della squadra. Purtroppo non abbiamo centrato i playoff per errori durante il campionato che non avremmo dovuto fare. Comunque, guardando il lato positivo, le giovani hanno cominciato a crescere e mi permetteranno di prendere una decisione più serena dopo 25 anni di onorato servizio. Magari l'anno prossimo deciderò da farsi. È stato un anno molto impegnativo, un campionato breve che sicuramente non ha aiutato. Speriamo il prossimo anno di tornare a un campionato con un numero adeguato di squadre, in modo da decidere poi la conclusione e l'accesso ai playoff sul campo e non a causa proprio di una partita andata male, ci siamo giocate l'accesso ai playoff. Ringrazio Marco Rolla, il nostro allenatore, che ci ha sopportate tutto l'anno, Ilenia Bertonati, una colonna portante della squadra sia da giocatrice che da vice allenatrice. E guardando all'anno prossimo, lo zoccolo duro rimarrà e contiamo di dare sempre più responsabilità alle giovani in modo da avere il giusto ricambio. E questa era la nostra ultima notizia, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo a cura di LIMET, Centro Meteo per la Liguria. Grazie e arrivederci. Una buona serata a tutti da Marco Fanini di LIMET. Poche novità all'orizzonte, con l'alta pressione sempre ben salda sul Mediterraneo. La morsa della siccità non mollerà la Liguria nemmeno nei prossimi giorni e purtroppo non si vedono vie di fuga nel breve periodo. Ma andiamo nel dettaglio a vedere le previsioni per la giornata di domani, domenica 19 giugno 2022.
Giornata soleggiata ovunque, passaggio di locali velature in mattinata, mentre nel pomeriggio si svilupperanno locali addensamenti innocui sulle Alpi Liguri e sull'Appennino di Levante. Il vento sarà debole, variabile o in regime di brezza. Il mare sarà quasi calmo, poco mosso. Le temperature saranno in lieve calo nelle massime costiere, ma in lieve aumento nelle massime delle zone interne. Sulla costa le minime saranno comprese tra i 18 e i 22 gradi, mentre le massime tra i 26 e i 30 gradi. Nelle zone interne le minime saranno comprese tra gli 11 e i 19 gradi, mentre le massime tra i 26 e i 35 gradi. Per ulteriori informazioni vi invito a visitare il sito www.centrometeoligure.com oppure a scaricare la nostra app di Limet.